eccoci qua con Francesca. Ce l'hai il telefonino? No. No? No. E come facciamo? Perché tu tutte le sere chiami nonna al telefono e giocate la ghigliottina al telefono. Certo, stasera le mancherò. Stasera le mancherai. Certo. Ti starà seguendo da casa, come si chiama nonna? Rita. Rita, stasera, scusa, Francesca, vai qui alla ghigliottina, quindi giocherete in questo modo. Ma ci prendete? Ci prendi? Principalmente io ci prendo. E lei infatti si infuria perché mi dice vai alla ghigliottina, vai. E quindi le sto facendo questo regalo. Allora, metti pure la cuffia. Adesso ci siamo, ci dobbiamo concentrare, mi senti bene? Mm-hmm. Perfetto. Allora, giochi tu, giochiamo insieme a tutti da casa come ogni sera. Via alla prima coppia di parole. Colori o sapori? Colori. Ghigliottina. E partiamo benissimo. 180.000 sono ancora tutte lì. Seconda coppia di parole. Bar o locale? Bar. Ghigliottina. Hai. Stavolta il taglio c'è. Partivamo alti, 90.000 ancora. E terza coppia. Dolce o casa? Casa. Ghigliottina. Benissimo. Siamo alla penultima coppia, Francesca, i suoi occhioni viaggiano tra le parole. Eccola la coppia. Mezzo o intero? Mezzo. Ghigliottina. E resiste il lingotto intero in questo caso. Siamo già all'ultima coppia di parole, che è questa. Cartella o zaino? Zaino. Ghigliottina. Aia. Stavolta era l'altra. 45.000 euro, colori, locale, casa, mezzo e cartella. Forza Francesca, da adesso un minuto. Ok, puoi sistemarla lì, grazie, e poi togliere la cuffia. Questa è la parola che vale 45.000 euro. Allora,
com'è la riflessione da qua invece che dal telefono con nonna? Diversissima, tutta un'altra cosa. E infatti non lo so, non penso di essere sulla strada giusta, però c'è una parola che ti ha acceso? Colori, sono andata un po' da là e ho cominciato a pensare un po' di cose, gamma di colori, varietà, e alla fine mi sono fermata. Ti sei fermata? Ah, sì. Varietà. Perché era finito il tempo. Sì. C'è la sensazione che un po' di tempo in più saresti andata da un'altra parte? Non lo so, non avevo molto a fuoco. Ok, ecco. Allora varietà. Allora, varietà di colori, ecco, come ho detto, c'è una vasta gamma di colori. Abbiamo questi maglioni con tutta una varietà di colori, sì, per esempio. Sì. Ho come un ricordo che esista un mezzo varietà, però potrei sbagliarmi. Mezzo varietà? Magari un format televisivo, non so. Mezzo varietà. Ecco, a dire il vero, proprio anche tutto il resto. Col locale? Facevo molta fatica. Locale dove magari si fa lo spettacolo di varietà, diciamo così. Sì, un locale dove si svolge, certo. Sì. Una volta si chiamava la rivista, no? Un locale dove si svolge il derby, per esempio, ok. Poi, una casa? La casa del varietà. La casa, sì, un locale che è la casa del varietà, oppure, sì. In casa non voglio invitare sempre le stesse persone, mi ci vuole varietà, voglio una varietà di invitati. Mezzo, abbiamo detto, mezzo varietà, mezzo talk. Sì, se c'era una forse cosa così. Non so. E cartella proprio, non ne ho idea. Non ne ho proprio idea. Allora, tu sei una grande appassionata di musica, fai tanti concerti, sì. E allora, come ci vai a concerti? Cioè, quel biglietto come lo... dove lo prendi? Prendi online? Sì, online. Lo prendi online. Quindi tu ti prenoti il tuo concerto e lì a casa che cosa fai dopo che l'hai prenotato? Il tuo biglietto. Lo acquisto. Sì, lo acquisti, okay. E poi? Non lo so, vai a mani vuote. Ah, lo stampo. Lo stampi? Stampa a casa? Certo. Stampa a casa? Mezzo stampa? Stampa, sì. Ti quadra? Sì, assolutamente. Proviamo, allora, colori? Stampa a colori, certo. Stampa a colori? Certo. Bianco e nero a colori. Stampa locale? La stampa locale, sì, certo, cioè. Un giornale a livello cittadino. A livello cittadino, certo, provinciale, sì. Regionale. Stampa a casa. Stampa a casa, l'abbiamo detto, c'è proprio il pulsante stampa a casa, si clicca e si stampa il biglietto. Il mezzo stampa. A mezzo stampa, per esempio, è stato diffuso a mezzo stampa, è stato certo. Comunicato a mezzo stampa e la cartella stampa nelle conferenze, cioè tutti i giornalisti trovano la cartella stampa con tutte le informazioni. La parola è stampa. Ok, vabbè, l'ebbrezza l'hai provata? Sì. Domani riprovaci, eh? Domani. Ciao Francesca, ciao. Ciao. È stato un piacere.